conosciuto un ragazzo che lavorava in un'azienda controterzista nel settore della lamiera. Mi ha raccontato che un suo amico che lavorava per un'azienda concorrente si era imbattuto in un problema dovuto alla mancanza di conoscenza. Aveva fatto tagliare un lotto piuttosto corposo di pezzi di grandi dimensioni, materiale in conto lavoro e dalla forma piuttosto complessa. Erano sagome piuttosto irregolari, difficili da appoggiare, ma soprattutto il materiale, a lui del tutto sconosciuto, lo Strengths. Ora, credendo di aiutare i suoi piegatori, aveva previsto delle nicchie di riferimento proprio in corrispondenza della linea di piega, poi ignorando purtroppo che sarebbero diventati dei bruttissimi inneschi per delle cricche. Questa storia insegna una volta di più quanto è importante capire che materiali eccezionali vanno lavorati in maniera altrettanto eccezionale. Mi spiego, materiali come Hardox e Strengths ad esempio, cioè gli altoresistenziali, stanno trovando un impiego sempre più ampio e in alcuni casi oggetti che sono sempre stati creati in un certo modo da decenni devono essere ripensati dai progettisti, proprio in virtù del fatto che ci troviamo davanti a materiali che hanno caratteristiche straordinarie, altissime prestazioni. Contestualmente il processo di pressopiegatura negli altoresistenziali sta assumendo un ruolo sempre più da protagonista. Sì, ma perché? È piuttosto semplice, per evitare il più possibile le saldature. Sì, ma come mai? Perché la resistenza a fatica nell'altoresistenziale saldato decade in maniera verticale fino a farlo tornare molto simile al materiale di partenza, cioè paragonabile a un acciaio strutturale. Sì, ma cos'è la fatica per un acciaio? Beh, se per chi lo lavora la fatica è semplicemente uno stato mentale tipico del lunedì mattina, per un acciaio è la sua resistenza alle tensioni dopo essere stato sottoposto a un milione di cicli di tensione convenzionalmente, in ogni caso dopo essere stato stressato per un sacco di volte. Quindi se io prendo un acciaio alto resistenziale e lo sottopongo ad una prova di trazione avrà una certa resistenza. Dopo un milione di cicli di tensione avrà comunque una resistenza molto elevata rispetto ad un acciaio comune, ma pur sempre di tutto rispetto. In presenza di saldature invece la prova di trazione rimane molto elevata, ma dopo un milione di cicli di tensione cala drasticamente. Se ne deducono due cose, che il piegatore è fondamentale, quindi piegatore è il momento di far vedere quanto sei bravo. Ed è questo il motivo per cui ti arrivano dei profili da piegare sempre più complessi e apparentemente privi di senso. Sembra che lo facciano apposta per romperti le scatole, in realtà è proprio per questo motivo. Ma ricorda in ogni caso, se ti è piaciuto il video, condividilo.